Io sono Gabri Costa. Facciamo subito questo livello di Karate Kid Street Rumble col titolo Primo giorno di scuola. Vediamo che succede. Queste sono le scene. C'è un'altra volta Johnny Lawrence, non lo sopporto. È troppo cattivo. Abbiamo visto passare lo scuolabus. A me piace di più usare Daniel LaRusso come miglior protagonista giocabile. Non userò altri personaggi giocabili. Ricordatevi che i film di Karate Kid erano apparsi negli anni 80, prima che io nascessi. Questo gioco ha le scene dei film, davvero. Quanti poteri e quante mosse. Siamo in una scuola. Non ci sono solo livelli normali, come picchiaduro a scorrimento, ma ci sono anche i minigiochi da completare. Questa è una barriera, è indicata con questa icona. Finché non avrai distrutto la barriera, verranno costantemente generati dei nemici che dovrai affrontare. Ricorda che le barriere possono essere dei nemici, dovrai sconfiggerli per concludere il combattimento. E infatti togliamo di mezzo il carrello delle pulizie. Beh, tolto di mezzo il carrello delle pulizie, andiamo avanti. Dobbiamo proseguire. Ma quanti nemici dobbiamo sconfiggere? Quanti ne dobbiamo affrontare? Invece di camminare si può anche correre. Dobbiamo stare attenti perché questi nemici hanno anche delle mazze da baseball e le usano per darci delle mazzate. Questo è un vice boss da sconfiggere, Jimmy. Cerchiamo di eliminarlo.
Siccome il video sta durando tanto, io vi saluto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Ciao a tutti. Questa era la prima parte.